Oggi vi parlerò di un po' di problematiche che mi sono state segnalate in persone che trovavano difficoltà nel fare lo yo-yo. Allora, cosa ho fatto? Ho preso e ho messo insieme un po', diciamo, i problemi che ho normalmente quando insegno a fare lo yo-yo ai miei studenti. Ci sono varie piccole cose che capitano a tutti e vediamo se, insomma, diciamo, con questo video si riesce a metterle un pochino a posto. Ma questo tra un pochino, dopo la sigla. Grazie. Buongiorno e bentrovati. Questo per chi mi segue l'avrà sicuramente riconosciuto, è Taco e oggi vi voglio mostrare un po', chiamiamole un po' di correzioni tipiche che di solito faccio durante le lezioni quando insegno a fare lo yo-yo. Lo yo-yo, per chi magari non lo conosce già, è un esercizio che noi facciamo fare al cavallo, in cui il cavallo va indietro e poi torna da noi, proprio come se fosse lo yo-yo, quello che siamo abituati, insomma alcuni di noi sicuramente se lo ricorderanno, quella rotellina che scende e sale con il filo legato al nostro dito. E, quindi cos'è che facciamo fare al cavallo? Lo facciamo andare indietro e lo facciamo tornare in avanti, yo e yo. Quando facciamo lo yo-yo vedo spesso degli errori tipici che dipendono da una miriade di cose che non starò qui a raccontarvi, ma ci interessa neanche il giusto. Sono errori che vengono fatti comunemente e quindi provo a darvi un pochino delle idee per farvici mettere l'attenzione in modo da evitare poi di farli, perché è veramente difficile per il cavallo capire quello che noi vogliamo se non seguiamo perfettamente una certa progressione e un certo linguaggio del corpo. Allora, il primo errore che normalmente viene fatto dalle persone quando vogliono mandare indietro il cavallo è quello di andare indietro loro, cioè muovono la corda ma vanno indietro loro invece di mandare indietro il cavallo. Questo è un problema perché creano draw, cioè creano risucchio verso di loro e il cavallo di solito non va indietro, o se va indietro io sono costretto a fare molto di più. Questo è il primo errore. Poi c'è un secondo errore che, diciamo, non è un errore ma è una cosa che mi piacerebbe chiarire, è che lui, sapete perché fa così, vero? Perché ha un ticchio, è simile al ticchio d'appoggio, però lo fa, come vedete, senza attaccarsi e deglutisce l'aria. È un vizio che ha preso nella sua vecchia scuderia dove è nato. Lui è giovane, però lui è un puro sangue, nelle scuderie da galoppo sono un po' stressati i cavalli e lui ha sviluppato questo ticchio. Non è facile toglierlo, cerchiamo di tenerlo il più possibile insieme a altri cavalli, proprio perché a quella maniera lì si è visto che lo fa molto meno. Ok, quindi la seconda cosa che vi voglio precisare un po' è che lo yo-yo in realtà non è porcospino come tanti pensano. Non so se sapete la differenza fra porcospino e gioco di guida, magari andatevi a vedere i miei video, soprattutto quello in cui parlo dell'inizio del puledro. E fondamentalmente il porcospino è quando noi chiediamo di muovere il cavallo toccandolo, e invece gioco di guida è quando invece noi chiediamo al cavallo di muoversi ma con pressione ritmica a distanza, cioè in sostanza tocchiamo la sua bolla immaginaria intorno a lui e non lui fisicamente. Solo nella fase 4 lo tocchiamo fisicamente se ce n'è bisogno, ma spesso e volentieri non ce n'è bisogno, possiamo usare anche altre strategie.
Quindi quando io faccio lo yo-yo, la corda è importante che sia in terra e non che abbia fatto la pancia e che sia in terra, ok? E non che sia su, ok? Perché a questa maniera, se Simona si può avvicinare un po' e inquadrare i nodini, i nodi, questi due nodi qui, questo e quello che è dalla parte di là, ok? Se io tengo la corda alzata, già quando faccio la fase 1, che è solo il movimento, vedete che si muovono i nodi, che è solo il movimento del dito, sarebbe il no-no famoso, ok? E di solito si muove, tende a muoversi anche i nodi. È chiaro, ora magari si vede un pochino male perché lui scuote spesso la testa, però andate sulla fiducia, poi magari provate col vostro cavallo e ve ne accorgete. Soprattutto con una corda molto pesante a questa maniera, già solo le piccole vibrazioni che crea lui se si muove o io se muovo un po', si riflettono sul movimento dei nodini. Quindi noi non vogliamo questo, perché in fase 1-2 lo yo-yo in realtà è gioco di guida, cioè c'è un comando che parte da me, va verso il cavallo, ma è dato solo dal linguaggio del corpo e non da qualcosa di fisico che lo tocca. Per questo che è importante che la pancia della corda tocchi terra. A questa maniera le vibrazioni vengono prese dal terreno e non arrivano al naso del cavallo, e lui si deve concentrare solo sul mio naso, sì, solo sul mio dito, eh? Quindi l'altra cosa che faccio, mi tengo la parte che avanza della corda in mano insieme allo stick, perché se dovessi fare una fase alta è facile che me la tiri in faccia. Quindi fase 1, dito davanti a me e guardo il centro della testa del cavallo tra gli occhi. Il cavallo mi deve dare tutti e due gli occhi, o almeno deve essere girato verso di me. Il cavallo non mi guarda, bene, aumento un po' e vado in fase 2. Fase 2 è il movimento del polso, ok? E quando io muovo il polso si muove anche la corda, però la terra mi aiuta a far sì che non arrivi nessuna vibrazione da lui. Quindi fase 1 e fase 2 sono senza contatto. Fase 3 si muove il gomito, e in questo caso inizia a muoversi e lui fa un passo indietro, inizia a muoversi la corda, anche se in terra si muove troppo, quindi comunque arriva qualcosa, e il cavallo diciamo che va indietro come ha fatto lui. Se non mi andasse indietro anche usando il gomito, allora devo fare una fase 4. La fase 4 è una sci in aria, così, avete visto? Adesso ve lo faccio rivedere, se me ne dà l'opportunità, se no, se mi va indietro senza dover usare la fase 4, non lo faccio, ve lo faccio vedere in un'altra maniera. Ecco, grazie, lo voglio dritto davanti a me. Quindi, di nuovo, pancia in terra, fase 1, faccio per farvelo rivedere, fase 1, ok, fase 2, e lui va indietro. Queste sono le cose importanti che dovete ricordarvi sempre. Fase 1 e fase 2, la pancia della corda è in terra, ok? Fase 3 inizia a muoversi il gomito, fase 4 faccio una sci in aria in modo che arrivi un'onda verso il cavallo. Fase 1 e fase 2 sono gioco di guida perché non c'è contatto e i nodini non si muovono. Fase 3 e 4 invece è porcospino perché c'è contatto, perché i nodini si muovono, ok? E ricordate di non andare indietro quando mandate indietro il cavallo. Ora, per finire, vi voglio far vedere un'altra cosa, cioè come facciamo questa fase 4 e cosa è in maniera particolare la fase 4. Prima di tutto, lo stick non mi serve più, il cavallo neppure, lo possiamo mettere via, lasciamo un po' in giro, eh? Sì, sei stato bravo, tieni. Ok, questo gli ho dato questo chicco qui semplicemente perché io non voglio, quando lascio i cavalli, che se ne vadino, e non voglio che se ne vadano, voglio che rimangano con me un attimo, poi a volte glielo do, a volte no, ma è un'abitudine che mi piace dargli. Allora, la maledetta e benedetta fase 4. È importantissima la fase 4, i cavalli imparano per la fase 4, grazie alla fase 4, non grazie alla fase 1. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la fase 4 deve essere sufficiente, ma non troppo, a dare un pochino di scomodità al cavallo e a far sì che lui
faccia qualcosa di diverso rispetto a quello che sta facendo in quel momento. Non deve essere troppo, ma non deve essere neanche poco, perché se è poco non è una fase 4. Come faccio a allenarmi a fare una fase 4 senza rischiare di, ad esempio, colpirmi in faccia? Beh, ci sono vari sistemi. Un paio d'anni fa una istruttrice, Carmen Smith, mi ha insegnato questo sistema, che è veramente semplice e anche divertente, in cui sostanzialmente io devo allenarmi a mandare l'onda della corda oltre la staccionata. Quindi in questo caso cos'è che faccio? Fase 1, se detto, fase 2, fase 3, muovo il gomito, fase 4, creo una C in avanti, così, bam, e mando oltre la corda, oltre la staccionata. E questo lo devo saper fare anche con la sinistra, destra e sinistra. Destra, fase 1, 2, 3, 4. Fase 1, 2, polso, 3, gomito, 4. È una sci che va in avanti e che arriva verso il muso del cavallo. È qualcosa di molto più soft rispetto a fare come si vede fare tante volte questo. Questa qui è un'onda che arriva da sotto e il cavallo non la vede arrivare perché gli arriva qui sotto e bump! Li prende sotto il naso, mentre in quest'altra maniera è qualcosa di molto più evidente e che spesso e volentieri lui basta che alzi un po' la testa, come ha fatto prima Taco, non la prende, però l'ha vista e la volta successiva considererà le prime tre. Ok? Sono dei trucchetti, chiamiamoli così, mi piaceva farveli vedere perché ho visto che molti di voi, soprattutto da quando ho cominciato a seguire un po' di persone in distance coaching, che è questo nuovo programma che ho varato ormai da qualche mese e che vedo che ha avuto successo, e ho visto che molti di loro fanno questi errori soprattutto all'inizio e soprattutto quando hanno molto focus sul cavallo e su maneggiare l'attrezzatura, e quindi dimenticano un po' questi particolari che magari sanno, conoscano già, ma che in quel momento lì non si rendano conto che non usano o che fanno, come per esempio andare indietro quando si manda indietro il cavallo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che comunque vi abbia dato un po' di spunti in modo da poter mettere in pratica un po' di cose la prossima volta che andate dal vostro cavallo. Se vi piacciono i miei video, se vi piace il mio canale, mettete un mi piace, cliccate su iscriviti e se volete ricevere le notifiche mettete anche la spunta sulla campanellina, altrimenti le notifiche non vi arrivano. YouTube vi registra come iscritti ma non vi arriva la notifica quando escono i nuovi video. E alla prossima settimana, grazie.